Hey guys, welcome back on a new video on my channel. Today we're gonna talk about US Open. We're going to talk about the history of the champions of the Open. Before we start the video, as always, I invite you to subscribe to the channel. I would like to reach my goal, our goal, I think, the goal of this channel is to reach 300 subscribers before the end of the year. And if you support the channel, we can get closer to that, and reaching that would be really, really appreciated. Then I also invite you to activate the notifications bell. By doing so, you will really, really help you, not me, well, also me, but especially you, because by doing so, you will receive a notification for every content that is published on this channel, and you can follow the channel whenever you want. Then I also invite you to leave a thumbs up, hit the like button, and share the video and comment in the comment section. So, this is the final episode of US Open Story. This is the episode number 8, the 8th episode. At the moment, I'm on my way back to Rome. And I'm recording this video on the 3rd of August. It's actually one of the last videos that I'm pre-recording. You'll have the videos all day, you'll have the quizzes all day. Actually, every day the quiz will be at 11 a.m., guys. Because we want to make sure that you have all day the quiz. And considering that in Cuba there is not a lot of Wi-Fi, and I want to rest from the technologies. I will not rest, of course, because I will train every single day regardless of how I feel. That doesn't change, of course. That's something that I started doing a couple of months ago, and that I will not stop doing it. And we're going to talk about that on another channel. And I'm going to tell also another thing. There are possibilities. There are possibilities that this channel changes, and it's gonna be pretty different, let's say, because I want to open also another channel and I want to focus on that also. So I don't know if I will invest all of this time, if I will invest the time that I invested in the last year on this channel. So there may be changes. Actually, the first video that I will do on the 5th of August probably will be a video updating you, because on Cuba I'm going to write some ideas and I'm going to tell them to you. Now we talk about the history of the champions of the US Open, guys. Ragazzi, non vi parlerò di tutti i vincitori, a parte che non so le storie di tutti e non me ne ricordo tutti. Però vi parlerò di quelli che hanno 23 più, insomma, qua c'ho la lista, me ne ricordo alcuni non li so. Partiamo da quelli che non ho vinti di più. Allora, io ho detto nel video di ieri, nel video di qualche giorno fa riguardante US Open Story, che Federer era il primo a pari merito per titoli vinti, insieme a Connors, mi sono dimenticato Sampras. Però ragazzi, non è così, perché non è il primo per titoli vinti. Però comunque sia nell'era Open sì, nell'era non Open invece, nell'era prima dell'era Open, nell'era amatoriale, c'è stato Richard Sears, che ha vinto lo US Open ben 7 volte. Vi vado a dire anche in quali anni. L'ho vinto nell'81, nell'82, insomma l'ha vinto dall'81 all'87, 7 volte di fila. Dopo abbiamo William Larned, che ha vinto anche lui 7 volte. Ha vinto questo slam 7 volte nel 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911. 7 titoli al Grand Slam anche per lui. Veramente di questi giocatori non si sa niente. Sono giocatori dell'800, cioè proprio si sa zero totale. E quindi vi dico solo quando l'hanno vinto, insomma non vi dico altro, ma ci stanno nemmeno cose da vedere. Bill Tilden, lui lo conosco, anche se so poco pure di Bill Tilden. Già ci sta qualche statistica in più, insomma già ci sta mille, il win rate e tutto eccetera eccetera. Lui ha vinto lo US Open nel 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929. L'ho vinto anche in doppio, l'ho vinto anche in doppio misto, però i valori singolari. Poi lui 7 volte e Bill Tilden, no, non era Tilden. C'è stato un giocatore, io credo che stesse, che era Tilden quello che ha vinto, quello che ha fatto il Grande Slam. Vabbè, non lo so, non era Tilden comunque sia. E Tilden, diciamo che è il primo che mi ricordavo, una leggenda di questo sport, che si è vinto una marea di titoli, una marea di roba, ma solo che va solo rispettato. Passiamo ai giocatori che conosciamo, i giocatori dell'Euro Open. Jimmy Connors si è giudicato 5 titoli dello US Open, 5 titoli dello US Open, vi dico anche gli anni, ragazzi. Jimmy Connors ha vinto lo US Open nel 1974,
nel 76, nel 78, nel 82, nel 1983. È il giocatore con più titoli vinti a Flushing Meadows della storia moderna dell'era Open. È il giocatore con più titoli vinti a pari merito con un suo connazionale che è Pete Sampras. Come ho pronunciato male? Pete Sampras. Il Sampras pure lui, 5 volte vincitore dello US Open nel 1990, 1993, 1995, 1996 e 2002. Ragazzi, Sampras è l'unico giocatore della storia che si è ritirato vincendo un torneo Grand Slam. Questo, ragazzi, è proprio un ritiro che io mi sono immaginato anche per Nadal, però non succederà. Purtroppo sarebbe stato bello perché quello è proprio un ritiro perfetto. Poi Roger Federer, primo giocatore non statunitense. Roger Federer ha vinto 5 titoli dello US Open, abbiamo parlato di lui l'1 settembre. Roger Federer ha vinto 5 titoli dello US Open, poi lui prima nel 2004, li ha vinti tutti e 5 consecutivamente. Una particolarità di Federer è che dopo quei 5 titoli di fila non è mai stato in grado di vincere, nonostante a Flushing Meadows giocasse benissimo, nonostante i campi e le condizioni fossero buone per il suo stile di gioco, non è mai riuscito a vincere dopo il 2008. Non si sa per quale arcano mistero, cioè Federer ha vinto l'ultimo slam, l'ultima volta, allora, lo dico in modo un po' strano, però spero che si capisca. Di tutti i grandi slam, quello meno recente, quello in cui l'ultima vittoria meno recente è lo US Open. Per quanto Roland Garros ne abbia vinto solo uno, però l'ha vinto nel 2009. È strano, secondo me Federer poteva essere anche a 7-8 titoli allo US Open, tantomeno a 6 con quella finale del 2006 e del 2009 che Federer, ragazzi, ha semplicemente buttato al vento, insomma, la pressione, una cosa e l'altra, le circostanze del fatto che ha giocato bene. Poi abbiamo Robert Rouen, pure lui giocatore dell'era amatoriale. L'era non open, l'era dei non professionisti, ha vinto nel 1900, 1893, nel 1894, 1896, 1897, l'ha vinto 4 volte in 5 anni, anche lui statunitense. John McEnroe ha vinto 4 titoli dello US Open, anche lui statunitense, proprio un giocatore che conosciamo sicuramente meglio. L'ho vinto nel 1979, primo grande slam di sempre, nel 1980, nel 1981 e nel 1984. Ragazzi, Johnny Mac è stato sicuramente un tennista storico. Rafael Nadal, lui lo conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato proprio l'altro ieri, che ha vinto 4 titoli, l'uno nel 2010, l'uno nel 2013, l'altro nel 2017 e l'altro ancora nel 2019. Uno secondo me dei giocatori più sottovalutati allo US Open, che per quanto prediliga la terra, qua e in generale nello swing americano ha sempre fatto molto bene. Cincinnati l'ho vinto una sola volta, ma di solito gioca solo in Toronto, in realtà, almeno negli ultimi anni, gioca solo l'Open di Canada, che ha vinto 5 volte. Pensate che Nadal è il giocatore che ha vinto più titoli al Masters 1000 canadese, 5 titoli, poi ci sta Djokovic a 4, ma lui è quello che ha vinto il maggior numero di titoli nel territorio canadese per quanto riguarda il Masters 1000, che alterna la sede dove si gioca ogni anno, si alternano Toronto, Montreal. Ovviamente il femminile fa l'altro, cioè se quest'anno Toronto per il maschile e Montreal per il femminile, ovviamente. Poi abbiamo Oliver Campbell che ha vinto 3 titoli, il primo nel 1890, 800, il primo nel 1890, ne ha vinti 3 di fila, 890, 891, 892. Poi abbiamo Malcolm Whitman. Che ha vinto 3 titoli di fila nel 1898, 1899, nel 1900, nel nuovo secolo. In realtà no, perché il nuovo secolo inizia nel 1901. Questa cosa è da capirsi, è onestamente un po' strana. Poi abbiamo Fred Perry, che ha vinto 3 titoli, prima nel 1933. Lui è un britannico, 1933, 1934, 1936. 3 titoli al suo nome, 3 titoli consecutivi, no, non ha vinto nel 1935. Abbiamo Ivan Lendl, l'altro giocatore che conosciamo, che ha vinto 3 titoli allo US Open, uno nel 19... 3 di fila dal 1985 al 1987, un altro tennista leggendario che entra nella lista dei giocatori che hanno vinto 3 o più titoli allo US Open. Passiamo all'ultimo, non per importanza, anzi, per importanza, Leone di due vinti storicamente è il più importante. Novak Djokovic ha vinto 3 titoli allo US Open. Il primo nel 2011, il secondo nel 2015 e il terzo nel 2018. Ragazzi, questo è un video un po' recap della storia di tutti i tennisti,
un attimo parlato di tutti i vincitori, plurivincitori di questo torneo. Io ringrazio tantissimo per aver visto questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cerchiamo di arrivare ai 300 iscritti il prima possibile. Stavo dicendo, mi sono accorto solo adesso che questo video doveva essere in inglese, ma in realtà è venuto in italiano, vabbè. Perdonatemi, non lo registro di nuovo, vi chiedo umilmente perdono. Poi vi invito ad attivare la campanellina, lasciare like, condividere il video più persone possibili e commentare facendomi sapere la vostra. Adesso voglio andare a vedere quando iniziate a parlare italiano. Goodbye guys, ciao!